Controllo del territorio a Canicattì con ottimi risultati, ce li sintetizzi? Sì, è un controllo straordinario del territorio fortemente voluto dal signor questore Iraci. Tutto nasce dagli ingrosciosi fatti che hanno colpito la città di Canicattì 2 settimane fa, quando 5 giovani, 4 minorenni e un maggiorenne si accoltellano. Da qui nasce un vero e proprio controllo straordinario del territorio. Abbiamo rastrellato tutti i luoghi della movida, abbiamo controllato tutti i bar e i pub che insistono in quella zona. Sostanzialmente stiamo dando una risposta alla cittadinanza per far capire che non tutta la movida si comporta in quel modo. Ebbene, infatti durante i controlli non è successo nulla di particolare, tranne il fatto che noi sapevamo benissimo che a Canicattì si nascondeva un giovane che era titolare di una ordinanza di custodia cautelare a seguito di una condanna definitiva dalle autorità tedesche. Si tratta di un giovane della classe 1991. Questo ragazzo, come vi dicevo, aveva a suo carico una ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere per 15 anni. Quindi siamo riusciti a rintracciarlo e lo abbiamo condotto alla casa circondariale di Agrigento e abbiamo notiziato immediatamente alla Corte di Appello di Palermo, che è deputata per questi mandati e arresti europei. E non solo, durante l'arco della serata abbiamo controllato anche, abbiamo trovato 4 giovani, in questo caso sono maggiorenni, che detenevano sostanza stupefacente per titolo personale. A coloro gli abbiamo notificato un ordine allontanamento per 48 ore dei luoghi dove li abbiamo trovati, non solo una sanzione amministrativa che concede appunto a noi operatori, ma anche a loro stessi, di far capire alla cittadinanza che ormai la normativa è pungente, è presente, e quindi noi l'applicheremo, continueremo con i controlli e cercheremo di dare una risposta sempre pronta e disponibile nei confronti di tutti i cittadini di Canicattì. C'è anche la collaborazione con l'amministrazione comunale. Sì, la ringrazio per la domanda, sì, perché l'ordine di allontanamento che abbiamo potuto attuare è stato attuato solo grazie al regolamento di polizia urbana attuato da dal sindaco di Canicattì. Se non fosse vigente questo regolamento, noi non avremmo potuto utilizzare questo prezioso strumento di prevenzione. Questo evento delittuoso di 2 settimane fa ha destato un po' di clamore in città. Numerose sono state le segnalazioni al commissariato e le richieste d'aiuto dei genitori, che ovviamente nell'anonimato noi facciamo il possibile per aiutarli. Quindi la Polizia di Stato non si può tirare indietro. Il signor questore è più che chiaro: l'ordine e la sicurezza pubblica è un principio fondamentale per garantire la pace sociale.